Questo grande dipinto introduce un tema caro agli impressionisti, il picnic borghese, ma con un'ironia tutta sua. Manet evoca volutamente dipinti rinascimentali di piacere sensuale, ma aggiorna l'idillio mostrando signori bohemien della propria classe sociale, accompagnati da donne che possono essere prostitute. L'opera bucolica di Tiziano è famosa per essere stata ripresa da Manet in Colazione sull'erba, ma è essa stessa sovversiva. Tiziano ritrae due uomini benestanti, vestiti, che si godono la campagna con due donne nude, probabilmente cortigiane. Il quadro riflette lo stile di vita libertino di Tiziano. Non è proprio un picnic, ma nessun dipinto celebra più squisitamente il divertimento estivo campagnolo. Il piacere puro e la luce del Mediterraneo sono macchie di colori fluo e allucinanti in questo capolavoro edonista. C'è anche un picnic rappresentato. Matisse si ispira alle immagini di felicità pastorale risalenti al Rinascimento nella sua rappresentazione di cibo, bevande, corpi, paesaggio, mare e cielo psichedelico. Una festa di campagna con frutta fresca e matura distribuita da un satiro simboleggia la bella vita in questo quadro che è stato creato con uno scopo politico. Vuole essere un messaggio per Londra, che deve discutere di pace con la Spagna. Il diplomatico artista Rubens ha scelto di esprimere il suo punto di vista dipingendo un quadro con i piaceri della pace e tutto ciò che la guerra avrebbe rovinato. Poco più di un decennio più tardi, la Gran Bretagna sarebbe stata lacerata dalla guerra civile e il picnic calpestato. Per Manet il picnic è un'immagine di decadenza e corruzione. Per Monet è beatitudine serena. Questo primo capolavoro del grande impressionista rivela che l'impressionismo non è solo uno stile, ma un comportamento pratico di vita, respingendo consapevolmente i rigidi moraleggianti costumi dei loro genitori, questi giovani si godono l'aria aperta, il sole, il momento. Monet ha dipinto un inno alla felicità del qui ed ora. La maggior parte delle immagini di picnic in arte mostrano gente benestante, ma questo dipinto rappresenta i piaceri rubati dei poveri nelle campagne. In un momento di riposo dalla terribile fatica, i mietitori stanno consumando un pasto rustico che sembra desiderabile come qualsiasi altro raffigurato in arte. Bregel ci dice che il lavoro rende il gusto del cibo e delle bevande ancora migliore? O semplicemente che i contadini sono esseri umani con diritti e bisogni. Questo picnic è fuori controllo. Uva e vino hanno bisogno di un po' di cibo. Gli adoratori di Pan stanno impazzendo in campagna, siccome questa divinità dalle zampe caprine ha diffuso la sua bestialità tra gli uomini. La pittura di Poussin riecheggia scene di caos pastorale, come nel baccanale degli Andri di Tiziano, o nelle immagini dionisiache su vasi greci antichi. Ma rispetto a questi antecedenti edonisti, Poussin introduce un tono morale severo che è profondamente cristiano. Tecnicamente si tratta di un pasto al ristorante piuttosto che un picnic, ma nessuna raccolta d'arte sarebbe completa senza la sensualità serena di Renoir. Luce e carne riempiono il suo mondo, uomini e donne si divertono durante uno dei viaggi in barca che erano così frequenti per lo stile di vita d'allora. Questa forma di svago viene spesso dipinta e lodata dagli impressionisti. Come un racconto incompiuto, questo dipinto ci invita a fantasticare sui rapporti tra i personaggi e a chiederci cosa sia successo dopo. Tissot ha portato alcune delle libertà e delle modernità dell'arte impressionista in epoca vittoriana. In questo quadro meraviglioso ritrae la gioventù moderna in un momento storico in cui i valori più vecchi e il moralismo cominciavano a essere messi in discussione. Dopotutto, Darwin stava dimostrando la nostra discendenza dagli animali. Questo è uno scorcio di vita reale dei nostri antenati, non più repressi come si tende a pensare. Un pranzo leggero di frutta e vino ha contribuito ai costumi rilassati di questi giovani che giocano a dadi con la moralità. Steen è un artista che prende in giro e avverte nella stessa pennellata
Egli è un osservatore tollerante o un severo giudice cristiano? Ad ogni modo, la musica che questi intenditori del piacere stanno suonando e ascoltando durante questo picnic olandese li sta portando verso atteggiamenti decisamente lascivi.